Buongiorno a tutti, bentornati alle nostre chiacchierate, diciamo, legate a tecnologia e società. Oggi siamo qui con Ivana Bartoletti, che ringrazio per averci dedicato il suo tempo oggi. E Ivana Bartoletti è consulente di privacy ed etica e supporta le aziende nei loro programmi di design della privacy, in particolare in relazione all'intelligenza artificiale e alla tecnologia blockchain. I suoi interessi includono intelligenza artificiale, etica dei dati e femminismo. Ha cofondato il Woman Leading in AI Network, che è un gruppo di pressione che consente alle donne di, diciamo che vorrebbe, insomma, far dare maggior peso, diciamo, maggior voce alle donne rispetto alle regole dell'intelligenza artificiale. È stata in passato direttrice di Fabiana, che è la rivista della Fabian Society, un'associazione culturale storica che è vicina alla Labour Party inglese, e fa tuttora parte del comitato esecutivo di questa associazione. È laureata in scienze politiche a Trieste, ha poi conseguito un master in pubbliche relazioni europee a Roma e una seconda laurea in legge nell'ambito dei diritti umani a Londra. È stata nominata nel 2019 Donna dell'anno ai Cyber Security Awards. Inoltre contribuisce regolarmente alla rivista sull'AI Day One e su tutte le questioni relative alla privacy e all'etica. E prima di trasferirsi a Londra nel 2008 è stata collaboratrice del ministro Barbara Pollastrini nel secondo governo Prodi sulle pari, diciamo, opportunità. Ed infine segnaliamo in Artificial Revolution on Power, Politics and AI dell'Indigo Press, uscito nel 2020, ed è collaboratrice anche del libro AI Book, uscito anch'esso lo scorso anno, sull'utilizzo, nel 2020 meglio, sull'utilizzo di intelligenza artificiale nel mondo della finanza. Infine, Visiting Policy Fellow all'Università di Oxford e responsabile globale della privacy per Wipro, una delle principali società internazionali di servizi IT, consulenze e processi aziendali. Eccola, grazie ancora, ripeto, per chiacchierare per il tempo che diciamo di oggi. E niente, iniziamo quindi subito con diciamo, parlare insieme innanzitutto di intelligenza artificiale e di privacy. Perché la rivoluzione di intelligenza artificiale non ha molto a che fare con cyber, robot e cose diciamo, astruse diciamo, da libro o film di fantascienza. Ma è già, incide già in maniera massiccia sulla trasformazione della nostra vita quotidiana, da distribuzione di merci, agli assistenti personali virtuali, dalle macchine a guida autonome fino all'industria bellica. E viene quindi creandosi un mondo digitale che sta ristrutturando il potere globale, gli assetti politici, moderni, incidendo pesantemente sulla riproduzione delle disuguaglianze, ponendo anche ardue sfide al pensiero democratico. Ecco, volevo proprio iniziare da qui. Perché è importante per tutti noi, insomma, non solo per gli addetti ai lavori, ma diciamo anche per i comuni cittadini, comprendere che certi discorsi non so sono già realtà e non pura fantascienza, che pericoli sono insiti nelle tecnologie predittive di cui così spesso sentiamo parlare? Ma prima di tutto grazie per avermi invitato e mi fa molto piacere parlare di questi temi. Diciamo, io penso che negli ultimi anni questi temi siano diventati importanti e siano diventati noti a tante persone. Cioè, io ricordo che quando all'inizio mi occupavo di questi temi erano un po' non si vedeva, no, l'urgenza, mentre adesso io credo che questa urgenza si vede, che siano tante le persone che si stanno familiarizzando con questi argomenti. Allora, per esempio, e questo è dovuto al fatto che negli ultimi anni abbiamo visto sì delle cose meravigliose che ha fatto la tecnologia, meravigliose davvero, no? Se pensiamo a come durante gli anni del Covid, che ancora sono qui, siamo connessi a livello globale. Se pensiamo alle sperimentazioni nell'ambito della medicina, se pensiamo a come, per esempio, le operazioni che vengono fatte negli ospedali, a come, alla, per esempio, la capacità di capire se una persona ha una malattia molto prima di quanto si sapeva in passato.
passato. Cioè ci sono state delle cose in cui veramente la tecnologia è diventata formidabile. E siamo tutti connessi, l'utilizzo dei social media, e cose che piacciono alle persone, la capacità di comprare online e tutto questo. Però negli ultimi anni abbiamo visto anche gli effetti negativi, e questi effetti negativi sono davanti a tutti. Abbiamo visto, per esempio, in Inghilterra 2 anni fa, quando gli studenti non potevano andare a fare gli esami, si chiamano A-levels, perché c'era il Covid, fu utilizzato un sistema di tecnologia predittiva per capire quali sarebbero stati, per dire, i risultati dei ragazzi. Ebbene, quello che si è verificato, che hanno visto tutti, è che questo algoritmo automaticamente dava un punteggio più alto agli studenti che venivano dalle scuole private che agli studenti che provenivano dalle scuole pubbliche. Negli ultimi anni abbiamo visto, soprattutto nell'advertising, abbiamo visto che annunci di lavoro che pagano di più vengono serviti agli uomini, annunci che pagano di meno vengono serviti alle donne. Abbiamo visto, per esempio, nei prestiti, abbiamo visto casi in cui un prestito maggiore viene dato a un uomo piuttosto che a una donna, per non parlare di una donna nera. E abbiamo visto un COMPASS, un sistema che è predittivo per il recidivismo in ambito carcerario utilizzato negli Stati Uniti, che a prescindere dal crimine commesso dava un tasso maggiore di pericolosità alle donne e agli uomini di colore piuttosto che ai bianchi. Ecco, queste cose qui sono diventate di pubblico dominio, tanto è vero che perfino Netflix ha reso disponibile la visione del film Coded Bias, che raccomando a tutti, un film meraviglioso che racconta una delle cose che stiamo vivendo giorno dopo giorno, cioè come il riconoscimento facciale, non solo con i suoi problemi di intrusività, ma è anche un riconoscimento facciale che discrimina nei confronti delle donne, in particolare delle donne nere, dei neri in particolare delle donne. Ecco, io spesso dico, questi temi della non neutralità della tecnologia, della non neutralità dei dati che poi vengono dati in pasto all'intelligenza artificiale, sono diventati oggi temi di dominio comune. Parlare di etica della tecnologia, in particolare di etica dell'intelligenza artificiale, è un argomento che sta diventando sempre di più di dominio comune. Perché ci si è accorti che la tecnologia sì è fantastica, ma se amiamo davvero la tecnologia dobbiamo essere in grado di capirne quelli che possono essere i rischi. E in questo caso, nell'intelligenza artificiale in particolare, ci sono dei rischi molto seri. Sono i rischi di perpetuazione della disuguaglianza, sono i rischi del cosiddetto bias, cioè il fatto che purtroppo noi siamo di fronte ad algoritmi che, come dicevo prima, discriminano nei confronti delle donne, discriminano nei confronti dei neri. La tecnologia predittiva, che io trovo una delle aree più complesse, più pericolose dell'intelligenza artificiale, è una tecnologia che in realtà non fa altro che perpetuare quelle che sono le condizioni di oggi, perché utilizza spesso dati che sono i dati del passato per fare predizioni sul futuro. Il passato certo non è neutro, eh? Il passato rappresenta i dati del passato, sono una fotografia di com'è la società, con tutte le sue disuguaglianze, con tutte le sue gerarchie e con tutti i problemi che conosciamo. Ecco, io credo che questi temi siano diventati temi importanti per la società, e tanto è vero che c'è un'azione non solo legislativa forte, no? Pensiamo all'Unione Europea, con l'European AI Act, ma che in tutto il mondo ci sono dei controlli che stanno per essere, che sono introdotti, che una forte azione e proliferazione di azioni legislative e regolamentari proprio sui temi della decisione algoritmica, dell'uso di algoritmi predittivi, dell'uso per esempio degli algoritmi predittivi nella polizia, nell'allocazione delle risorse. Addirittura recentemente New York City Council ha detto, guardate, qualsiasi prodotto automatico, no, che usa queste tecnologie nell'ambito della selezione del personale deve passare al vaglio degli uditori, perché purtroppo spesso abbiamo visto che questi sistemi utilizzati nell'ambito, per esempio, delle risorse umane per la selezione del personale possono essere discriminatori, come successe con un software di Amazon che automaticamente sceglieva i curriculum degli uomini basandosi appunto su dati che sono dati storici. Questo non è per dire che non dobbiamo utilizzare questi strumenti, questo è per dire che ci sono dei rischi, questi rischi vanno...
presi in considerazione, ma soprattutto bisogna non avere un approccio ideologico, no? Cioè, questa tecnologia può essere fantastica, però va affrontata con uno sguardo critico, perché solo con lo sguardo critico possiamo prenderne il meglio e non invece trovarsi in situazioni dove non facciamo altro che softwareizzare i problemi della società che abbiamo oggi e trasferirli nel mondo di domani. Chiaro, chiarissimo. Ecco, però appunto il sistema economico, comunque le società occidentali soprattutto, ma in generale comunque ormai di intelligenza artificiale vivono e si in qualche modo hanno già un enorme peso appunto nelle scelte quotidiane di ciascuno di noi. E quindi e soprattutto le piattaforme che più raccolgono questi dati hanno già un peso specifico molto forte sia sul piano economico sia sul piano politico. Quindi come prima domanda, subito successiva viene da chiedere, ha senso quindi pensare di porre fine all'economia dei dati? È realistico pensare che questo sia un possa essere un obiettivo politico, insomma, oppure è forse troppo tardi o è troppo ambizioso. E in particolare poi mi ricollego anche all'introduzione del tuo libro che citavo in precedenza, in cui dici che ho concluso che le soluzioni tecnologiche non affronteranno le sfide urgenti che l'intelligenza artificiale e i big data stanno portando al nostro mondo. In buona sostanza, si auspica una soluzione politica e non puramente appunto di tipo tecnico, diciamo così. E cosa ha portato a questa consapevolezza? Allora, sono due domande importanti. Allora, sull'economia dei dati. Allora, io penso una cosa. Io penso che il valore dei dati sia imprescindibile, no? Noi sappiamo l'importanza dei dati, quello che ci serve per comprendere la società e per comprendere, pensiamo per esempio a quello che è avvenuto con il Covid, dove appunto l'utilizzo, cioè la capacità dei dati e la capacità di reperire dei dati ci serve per esempio per capire l'impatto dei vaccini o come si diffonde una malattia, la malattia e come si diffonde il virus. Il Sudafrica per esempio è stato capace, grazie a una capacità capillare, no, di collezione dei dati in ambito sanitario, anche dovuta a sistemi messi in piedi precedentemente, no, per l'HIV per esempio, è riuscito a trovare molto presto la variante Omicron, no? Che non si sa dove si è sviluppata, ma l'importante è che lì fu l'utilizzo dei dati, la capillare analisi dei dati ha portato all'individuazione, no, della variante. Allora, io penso che quindi nessuno mette in discussione questo, cioè l'importanza dei dati. Il problema è che ci sono due cose che vanno comprese, a mio parere. Il primo è che i dati non vanno percepiti come neutri. È una soluzione tecnologica che si basa esclusivamente sui dati senza un'analisi critica dei dati, è una soluzione tecnologica che può avere dei problemi, no? Cioè i dati non sono neutri perché rappresentano lo specchio della società. Una scelta, decidere di raccogliere dei dati è una scelta che include la scelta di qualcuno che diventa un soggetto da database, un soggetto che ne rimane fuori, e questa non è una scelta neutra. Faccio un esempio banalissimo, no? Cioè andare a capire per esempio una tecnologia predittiva che si basa su un rischio, per esempio che una certa area si commetta del crimine, può essere vista in maniera positiva. Cioè uno può dire voglio mi serve sapere dove si commette del crimine perché è importante per allocazione di risorse future. Sì, questo va anche bene, no? In termini teorici, però poi dopo uno deve andare a capire, ma come mai io ho più dati su una zona piuttosto che un'altra? Magari perché quella zona è popolata da persone di un certo tipo di colore della pelle, quindi c'è più sorveglianza in una certa area piuttosto che in un'altra area. Una volta poi che la tecnologia predittiva è in vigore, qual è poi l'uso che se ne fa? E lì mi collego al secondo punto che fai, cioè giusto per chiudere sul primo, l'economia dei dati
difficile da spiegare, no? Cos'è il dato, no? Cioè, il dato è qualcosa di fluido, di non tangibile, però allo stesso momento è tangibile, perché poi diventa anche valore economico, quindi è qualcosa di molto difficile da comprendere. Il punto vero, secondo me, è capire che innanzitutto il dato non è neutro, i dati non sono neutri. Prendere i dati, inserirli in una macchina senza un ragionamento critico è rischioso, ma è rischioso dal punto di vista non solo etico, cioè è rischioso anche dal punto di vista economico, perché vuol dire non fare delle decisioni giuste. Un'azienda che usa i dati senza un'analisi critica, che semplicemente prende i dati per come sono, senza capire le dinamiche che ci possono essere dietro dei database, della collezione dei dati, che sono dinamiche anche di potere, poi rischia di fare errori anche di finanziari con conseguenze terrificanti. Quindi ecco, cioè, bisogna capire questo elemento dal punto di vista etico anche, ma non solo dal punto di vista etico. C'è poi un altro elemento che è quello dell'argomento che è quello della competizione. Cioè, a me piace molto l'idea di tanti che dicono: ma qui c'è un problema, no? Qui c'è un problema di dire: ma dove verrà il prossimo Google, no? Cioè, è possibile in un sistema competitivo così ristretto come quello attuale, no? Dove queste grosse compagnie hanno dei monopoli enormi, è possibile che si sviluppi una grossa innovazione tecnologica? Cioè, è possibile il nuovo Google in un'area in un mondo in cui Google gestisce l'80% tramite Google Maps, tramite Google Mail, tramite delle nostre transazioni e della nostra vita online? Ed è un po' l'argomento che si fa nell'antitrust, cioè favorire un sistema economico che consenta appunto la proliferazione di innovazione tecnologica, e non invece queste innovazioni tecnologiche vengano poi rese impossibili proprio a causa della dominanza di alcune compagnie. Questo lo dico perché queste compagnie poi è nei dati che hanno trovano la loro ricchezza, nei dati, nel modello di estrattivismo dei dati su cui si fonda la nostra società. Ecco, quindi l'economia dei dati, sì, il problema è che siamo arrivati a un punto in cui, proprio perché abbiamo lasciato che le cose corressero senza particolari controlli, pensiamo solo che la General Data Protection Regulation ci ha messo 10 anni, no, per trovare la luce, nel momento in cui ci vuole un'azione legislativa seria ed importante per garantire maggiore competizione, maggiore equità dei mercati e maggiore equità anche dal punto di vista etico, della privacy per i cittadini. Non è un caso che l'Unione Europea in questo momento abbia una proliferazione di un'azione legislativa enorme, no? Proprio volta a questo, il digital package, no? Che si discute adesso sulla governance, sulle piattaforme, sull'abuso di cercare di fermare l'abuso di dominanza di alcune piattaforme che per esempio non permettono a prodotti nuovi di trovare adeguato spazio nel mercato, che non permettono, oppure che accelerano la proliferazione di hate speech su internet. Insomma, tutto questo in realtà è oggetto di grossa discussione al momento. E qui vengo al secondo punto che fai, che è importantissimo, cioè... prendiamo il climate change, no? Ci stiamo occupando tantissimo di cambiamento climatico, non abbastanza quanto se ne dovrebbe, ma è un tema che è caro a tante persone, anche grazie, insomma, a figure importanti come Greta Thunberg, no? Che ho tanto odiata da troppi in questo mondo, purtroppo. E quando ci sono stati gli ultimi incontri, COP24 in Scozia, c'è stata una marea di articoli che sono usciti dicendo: dobbiamo utilizzare l'artificial intelligence per ridurre questo, ridurre quell'altro, quando in realtà quello che mancava era l'azione politica. Cioè, la tecnologia va benissimo, ma ci deve essere l'azione politica. L'idea che alla politica si sostituisca la tecnologia è rischioso. Io mi ricordo qualche anno fa ero a una conferenza dell'UNESCO in Cina e si discuteva erano tanti leader da tutto il mondo, e mi ricordo un leader di un ministro di una piccola nazione dell'Africa che mi disse: ma tanto non servirà più la politica, no? Ci sarà l'intelligenza artificiale. Io ci pensai molto, non solo perché mi aveva fatto questa osservazione, cioè pensiamo a come pensiamo, insomma, io lo chiamo il neocolonialismo tecnologico, no?
che purtroppo si sta sviluppando. Però mi domandai anche, stiamo davvero arrivando a questo punto? Cioè in Occidente ci siamo già arrivati, no? Se ci pensiamo. Cioè l'idea, per esempio, che a definire l'allocazione di risorse in un territorio è spesso un algoritmo, no? Che non è altro che spesso semplicemente un'opinione personale tradotta in un codice, come è stato definito da una nota attivista americana. Ecco, il tema è, non possiamo delegare alla tecnologia delle scelte politiche essenziali. Sull'ambiente, per esempio, la scelta non è quella di utilizzare l'intelligenza artificiale per ridurre l'inquinamento. Cioè, benissimo, la soluzione. Più ce ne sono, meglio è, ma la soluzione è una soluzione di governi che mettono questo tema numero uno nell'agenda politica. Ecco, io temo che siamo arrivati una soluzione tecno-soluzionista, e quando quello di cui c'è bisogno è di politiche coraggiose e innovative che si avvalgano della tecnologia in modo critico quando ce n'è bisogno, non perché un dipartimento di pubbliche relazioni di una grossa piattaforma della Silicon Valley fa campagna pubblicitaria, ma perché c'è bisogno per risolvere un problema, però il problema è una scelta politica che va identificata dalla politica. Chiaro, chiarissimo. Sì, diciamo che l'idea appunto della politica, cioè che la politica non serva più e che c'è bisogno solo di tecnici e tecnologia, diciamo, è molto diffusa e trasversale anche ai temi, se vogliamo. Attuale. No, mi collego però appunto a questo che stavamo dicendo adesso, per una considerazione. Ad esempio, spesso si parla appunto del problema diciamo che c'è da parte il problema della privacy, però dall'altra ci sono altri due grossi problemi. Uno è quello dell'innovazione, l'innovazione tecnologica, nel senso che, per esempio, l'Europa ha sviluppato delle normative molto restrittive su tutta una serie di questioni di gestione dei dati, però effettivamente, magari rispetto ad alcuni grandi colossi, diciamo, le motivazioni sono anche un po' più storiche e radicate, però. Appunto rispetto al colossi come possono essere gli Stati Uniti o la Cina, poi sviluppa anche un ritardo, se vogliamo, sull'innovazione in alcuni settori. E poi dall'altra parte anche la questione, diciamo, della cosiddetta della sicurezza, no? Che poi è un po' quello che dopo il 2001, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, è diventato un po' l'argomento forte sul quale poi si è permesso, diciamo, a Google e diciamo a Facebook, insomma, di proliferare sul condivento di dati con un'opinione pubblica che di fatto metteva davanti appunto questo problema di sicurezza. Quindi questi due macro temi, come, cioè quanta solidità hanno queste argomentazioni e cosa invece, quali sono invece i punti deboli, diciamo così. Sì, allora cioè, c'è una questione secondo me centrale. Allora, la prima è che siamo abituati a vedere questa dicotomia, no, tra la privacy e l'innovazione. Ed è una dicotomia che non è utile, no? Nel senso che si può avere privacy e innovazione allo stesso momento, cioè non dobbiamo vederla in questo modo. Temo che questo approccio dicotomico alla privacy, presente non solo nell'innovazione, ma anche nella sicurezza, ma anche nella sanità, per esempio, no? Cioè un approccio molto, molto rischioso e io penso anche spinto e promosso da chi a cuore la privacy non ce l'ha. Cioè dire per esempio che oh, tu sei per la privacy vuol dire che non sei per la sicurezza, è rischioso, no? Cioè noi pensiamo dopo 9-11, dopo le Torri Gemelle, cosa è successo, no? C'era ovviamente uno stato di emergenza, però le normative prese in ambito di emergenza hanno sempre il rischio di tradursi poi in qualcosa di permanente, soprattutto se non c'è il controllo e se avvengono in un modo che non è trasparente, no? Del motivo per cui anche nel cuore della pandemia c'è stata una richiesta forte di dire va bene, prendiamo misure che possono anche essere restrittive della libertà, perché poi la privacy non è che dice guardate, non dovete fare le cose, anzi, cioè, si tratta di fare le cose. Ma farle bene in un modo che poi non porti a problemi futuri, no? E allora questa dicotomia è una dicotomia che va abbandonata. Cioè io sono veramente, veramente penso che sia la battaglia che dobbiamo porci.
Non c'è innovazione senza privacy, si possono avere tutte e due, non solo perché ci sono cose tipo il privacy by design, ma anche perché c'è una richiesta che viene dai cittadini stessi, no? Di questo, perché la privacy non è semplicemente i miei dati in maniera individuale, individualista, quello sai, ce l'hanno alcuni più, magari un approccio un po' più liberale, libertino di quello che ho io. La privacy è un approccio collettivo, no? A me la privacy piace perché non c'è nulla di più collettivo del valore del dato personale, no? Ce l'abbiamo visto con la pandemia, l'importanza del valore del dato personale, cioè sono positiva oppure sono stata in un posto dove c'era un positivo, è un grande valore collettivo, perché vuol dire che noi sconfiggiamo la pandemia insieme e la tutela della salute pubblica. Però proprio perché è un grande valore collettivo va tutelato nel migliore dei modi. Non c'è, ed è questo per me il grande valore della privacy. Che mi porta spesso anche in contrapposizione con approcci un po' più, ecco, un po' più liberali, un po' più, insomma, che non mi appartengono culturalmente e politicamente. Quindi la dicotomia è un tema che va veramente abbandonato, a mio parere, ed è quello che sta cercando di fare l'Europa. Con delle limitazioni, ovviamente, non da poco, con dei ritardi e con un modello economico diverso, ma anche con la consapevolezza che, francamente, cioè, certi modelli non possono essere come noi. Cioè, questo continuo richiamo alla Cina, certo, è ovvio, però noi siamo un'Europa dove l'European AI Act proibisce il social scoring cinese, cioè che è il fatto che noi diamo agli individui tramite la sorveglianza costante, diciamo, beh, questo individuo si comporta bene, quindi gli diamo accesso, per esempio, alla scuola per i figli, oppure anche a comprare il biglietto del treno, avere accesso a un prestito, in base a come si comporta questo individuo, perché lo sorvegliamo costantemente. Ecco, questo modello non è un modello che appartiene all'Europa, e francamente è un modello che non penso aderisca alla nostra storia. Se quel modello lì porta a una maggiore crescita economica, dobbiamo interrogarci su allora qual è il nostro modello di crescita economica. Piuttosto che dire dobbiamo seguire quel modello lì. Tra l'altro, è anche banale come discussione, cioè nel senso che sento dire in giro spesso, perché la Cina è un paese che ha promulgato poco tempo fa la PIPL, che è la legge sulla privacy, che ha un controllo molto severo, per esempio, degli algoritmi, sta facendo azioni fortissime contro le piattaforme, si sta interrogando con temi su cui non si interrogava nessuno. È un paese che ha bisogno di 500.000 data protection officer nell'arco di pochissimo tempo. È un paese dove i cittadini si stanno svegliando al fatto che, appunto, hanno il diritto nella privacy, ovviamente in maniera diversa da quella che è quella occidentale, cioè non è che funziona per gli organi di Stato, ovviamente, come si può immaginare. Però voglio dire, dove c'è una legge sulla privacy in questo momento che è stata approvata. In India c'è una nuova legge sulla privacy che è in discussione, che ha un modello veramente interessante, che è unicamente indiano nel modo di affrontare i temi, con l'idea del custode dei dati, insomma, un modo molto innovativo e molto diverso di guardare alla privacy. Ecco, io penso che che dobbiamo pensare a dov'è che prima di tutto smettere con questa contrapposizione tra privacy e innovazione che non c'è, ma partendo dalla consapevolezza che non c'è, allora com'è che come Europa possiamo crescere in questo senso? Sapendo appunto che inseguire altri modelli non è una cosa che possiamo fare per quella che è la nostra storia e per quello che è anche chi siamo e dove vogliamo andare. È interessantissimo quello che abbiamo parlato, tra l'altro, anche sugli altri modelli, diciamo, che stanno implementando in giro. No, ecco, no, diciamo, ti lancio subito la palla, nel senso che volevo chiedere a questo punto due cose. Innanzitutto, come si ripartiscono, diciamo, in questo schema di responsabilità tra governi e piattaforme? Diciamo, cosa dovrebbero fare i governi a livello individuale, magari, e di appunto, organizzazioni internazionali, e cosa invece dall'altra parte, le piattaforme o comunque gli attori privati. Cioè, mi viene in mente, ad esempio, il caso di Apple, che recentemente, insomma,
ha implementato una serie di servizi, diciamo, per chi usa appunto i suoi cellulari per avere maggior privacy utilizzo. E poi una cosa che leggermente di fianco a questa, diciamo, spesso nei tuoi interventi parli di dichiarazione universale di diritti digitali. Ecco, diciamo come vorrei chiederti cosa, cioè, quali potrebbero essere un po' i pilastri su cui fondare una nuova, diciamo, stesura dei diritti umani negli anni 20 del 2000. Ma il tema di che cosa fanno le piattaforme e cosa fanno i governi è un tema complesso, perché diciamo che quello che si sta verificando in tempi recenti è che in realtà sono proprio le piattaforme ad agire quasi come fossero dei governi e dei regolatori, no? Ad esempio, le innovazioni grosse che ha fatto Google o quelle che hanno fatto Apple di recente per garantire maggiore privacy agli utenti, sono innovazioni sicuramente importanti che segnano il fatto che per compagnie come per esempio Apple in particolare la privacy sia diventato un po' un tentativo di avere un competitive edge. Senza dimenticarci che quando che ha un recente congresso negli Stati Uniti, in Texas, la pubblicità di Apple diceva quello che rimane che è sul tuo telefono rimane sul tuo telefono, un po' come la pubblicità scusa, no, il Texas, volevo dire Las Vegas, un po' come quello che si dice a Las Vegas, no? Quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. Questo per dire che appunto Apple ha fatto di questo un grande PR, un esercizio di pubbliche relazioni e di comms. Questo non significa che non ci sia davvero un tentativo. In realtà, quello che sta succedendo di recente è che, siccome queste compagnie sono così grosse, pensiamo a Google, dove, cioè, il traffico di tutti noi su internet è mediato da Google. Signing up con un Google ID vuol dire essere seguiti praticamente dovunque. Se pensiamo all'utilizzo di Google, così come teoricamente come virtual library, ma poi anche a Google come Google Maps, come Google Mail. Ecco, quindi cosa sta succedendo di recente? Che queste grosse compagnie agiscono come regolatori, definiscono loro le regole della privacy, perché poi effettivamente se Google dice adesso non utilizzo più i dati di terza parte, the third party data, o se Google dice da adesso in poi io ci vuole il consenso per fare questo, in realtà quello che sta facendo Google è che sta determinando le regole di internet. Quindi ecco, questa è la cosa più interessante che sta avvenendo. Io penso che i governi si siano svegliati rispetto al potere di queste grandi piattaforme. Non c'è dubbio che quello che è avvenuto di recente con Cambridge Analytica, ma se pensiamo anche all'utilizzo di piattaforme come Facebook, nell'uso siamo poco più di un anno, no, da Capitol Hill negli Stati Uniti. E quanto queste piattaforme poi sono diventate anche delle echo chambers, no? Quindi dove tutto si rimbomba, dove le convinzioni di ognuno poi diventano ancora più esasperate perché non vieni altro che esposto alle stesse convinzioni che poi diventano sempre più estreme. E quindi c'è un proprio cambiamento da parte dei governi, che, insomma, ci si sta rendendo conto che con tanta innovazione sono arrivati anche dei rischi. E questo spiega, per esempio, l'intera portata normativa dell'Unione Europea, che veramente, cioè, c'è uno tsunami in arrivo nel 2022-2023, che parte dal pacchetto digitale, quindi Digital Services Act e Digital Market Act, che definiscono le regole per un mercato competitivo più equo del digitale. Ma anche, per esempio, tutta la responsabilità delle piattaforme in relazione, ad esempio, alla, alla, alla,
content, il contenuto di queste piattaforme, no? E chi ha la responsabilità di verificare appunto che non ci sia un contenuto illecito, di violenza, di razzismo, di antisemitismo, come spesso avviene, no? Di recente abbiamo visto quanto queste piattaforme abbiano contribuito anche a cose, a istigazione di violenza e quant'altro. Pensiamo a Myanmar, a Burma. Ecco, quindi questo mi sembra insomma quello che sta avvenendo di recente. Anche in Cina, no? La legge sulla privacy è incredibile da questo punto di vista nei confronti delle piattaforme. C'è davvero nel definire insomma, il ruolo delle piattaforme, in questo caso nella destabilizzazione dell'ordine pubblico. Certo, voglio dire, un approccio diverso, ma il contenuto è lo stesso, cioè effettivamente i governi di tutto il mondo si sono resi conto del potere di queste piattaforme, spesso guidate da algoritmi, e spesso quindi difficili da comprendere, difficili da, scusi, è difficile fare audit anche perché c'è questo insomma, il grosso problema della segretezza commerciale. E quindi c'è questo grosso tentativo da parte dei governi insomma, di cercare di porre un freno a tutto questo. Io ho spesso parlato di una nuova dichiarazione dei diritti del digitale, in qualche modo replicando la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Per me questo è un passaggio importante e non tanto per il puro contenuto, che è essenziale, no? Ma uno potrebbe dire, beh, ma di fatto, voglio dire, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è la cornice dei diritti, è una cornice dei diritti che dobbiamo applicare anche nel digitale. Per me è importante non solo perché il digitale pone nuove sfide, per me, per esempio, il diritto all'autonomia e alla libertà, al di fuori dal micro-targeting, dalla perdita di autonomia dell'individuo dovuta agli strumenti che vengono utilizzati online, incluso anche proprio le cose semplici, tipo le raccomandazioni su internet, no? I suggerimenti e queste cose qui, che spesso non è semplicemente un suggerimento come era prima, ma è qualcosa di molto più intrusivo, legato alle abitudini di ognuno, che spesso sono estremamente private, no? Che appunto vengono studiate e catalogate spiandoci quando siamo su internet. Però anche perché quello che mi interessa è l'universalità, cioè tra tutte le insomma, quasi 100, 200 piattaforme che sono state create, no? Di principi sull'artificial intelligence, principi sui diritti del digitale, diciamo che ci sono dei grandi punti in comune, che sono i punti di trasparenza, di un certo senso della privacy, dell'equità. In tutta questa pletora di documenti che sono usciti di recente, diciamo che ci sono questi grandi punti in comune. E questo al di là di differenze culturali, che per me è importantissimo perché quello che ovviamente la privacy si evolve con la tecnologia, si evolve con le norme e i costumi insomma, dei paesi, la privacy in Cina è diversa dalla privacy in Germania o da qualunque parte. Però in realtà ci sono delle grandi convergenze. E allora ecco, a me è su quelle grandi convergenze che mi piacerebbe ci fosse il coraggio di fare qualcosa di grande come è stato fatto con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Chiarissimo. Ecco, mi ricollego subito a questo per chiederti un approfondimento. Diciamo, come ho detto prima introducendoti, diciamo, tu sei stata anche tra le fondatrici di un network globale diciamo, delle donne cioè, Woman Leading in AI Network. In particolare volevo chiederti appunto di cosa si tratta, quale attività e quale scopo avete proprio legato un po' a queste, diciamo, agli scopi di quello di cui stai parlando, insomma, aspetto di diritti umani, aspetto anche quello che è il bias costante di cui anche parlavi prima, insomma, una domanda. Sì, allora il Women Leading AI Network è nato qualche anno fa a Londra perché si stava avvicinando l'8 marzo, eravamo con un gruppo di amiche, colleghe di background un po' diversi, però tutte accomunate da una consapevolezza, quella insomma, più tradizionalmente femminista, no? Quella di dire
E ci stavamo domandando a distanza, insomma, pensando alla generazione delle nostre madri, no? Che avevano combattuto il 68, che avevano portato grosse innovazioni, e insomma, mai da dimenticare. Però ci stavamo domandando, cammino ancora da fare, e c'è, diciamo, a tutte noi ci è sembrato che si stesse correndo il rischio che tante conquiste che erano state fatte, con tante ancora da raggiungere, però rischiassero di essere sopraffatte dall'intelligenza artificiale, ma non in generale dall'intelligenza artificiale, proprio dall'utilizzo degli algoritmi in un certo modo. Abbiamo pensato al danno individuale, il fatto appunto di una discriminazione allocativa, no? Il fatto da una donna viene dato meno credito di un uomo, come abbiamo visto per esempio negli algoritmi utilizzati nella carta di credito Apple Goldman Sachs. Ma abbiamo visto quindi il danno individuale, ma anche il danno rappresentazionale, quello legato alle donne in generale, insieme, come quasi gruppo, in maniera ancora anche intersezionale, cioè quindi pensando soprattutto alle donne nere, quindi alla discriminazione legata per esempio al riconoscimento facciale, ma anche al rischio di perpetuare gli stereotipi, cioè è ovvio che nel momento in cui è un algoritmo che definisce a chi vengono dati in pasto certi consigli per gli acquisti, ovviamente all'algoritmo viene data la funzione di massimizzare il successo, no? di questo annuncio, che vuol dire di massimizzare il numero di persone che cliccheranno su quell'annuncio. Ovviamente per massimizzare questo numero di persone che cliccano sull'annuncio, la scelta deve essere fatta in base a tradizionalmente chi sono le persone che cliccano sull'annuncio. Quindi si tratta di un prodotto, per esempio, per pulire la casa, all'algoritmo verrà data la funzione di massimizzare chi poi clicca sull'annuncio e compra il prodotto. Ovviamente per fare così, per massimizzare, dovrà essere servito questo annuncio soprattutto alle donne, perché tradizionalmente le donne puliscono di più la casa. Questo vuol dire che invece di usare la tecnologia per cambiare la società, per renderla più equa, la tecnologia non fa altro che poi che perpetuare quegli stereotipi che sono nella società adesso. E questo perché, e questo ci siamo chiesti, è perseguibile da un punto di vista della legge sull'antidiscriminazione? La realtà è che non lo è, perché nessuna legge in Europa sull'antidiscriminazione è una legge progressiva, cioè una legge che definisce lo status quo, e la discriminazione è basata sullo status quo, ma non è che stiamo parlando di leggi che hanno una funzione di dire progressiva, cioè di voler portare la società a un maggiore livello di equità. Non è la funzione. La funzione, quella è una funzione semmai della politica. Ecco, allora. E ci siamo domandate tutto questo e di come, appunto, essendo quasi tutte legate alla tecnologia in un qualche modo, io dal punto di vista legale e recentemente, insomma, più nel privacy engineering e coding, però voglio dire, a loro come ingegnere o come avvocato, insomma, tutte legate alla tecnologia, grandi amanti della tecnologia, ci siamo chieste, ecco, però non è questa la direzione giusta. E da lì è nato tutta una pletora di iniziative che abbiamo fatto in questi anni, una crescita a livello poi anche globale, e un'attrazione enorme, perché noi abbiamo, mi ricordo che avevamo deciso, insomma, di lanciare questo gruppo dicendo troviamoci alla London School of Economics, e abbiamo, io mi ricordo, pubblicato un articolo sul Guardian, anche abbastanza drammatico, no? E su questi temi, dicendo ritroviamoci, pensavo che insomma ci saremmo ritrovate noi 7, 8, 10 amiche, in realtà eravamo più di 200, no? Quindi con una forte consapevolezza di questi temi, ma soprattutto anche un tema che io dico sempre, cioè noi siamo arrivate, ma siamo arrivate da donne occidentali bianche, anche tardi su questo tema. Le grandi studiose di questi temi, quelle che sono state veramente in grado di essere capilista, insomma, in avanti su questi temi, sono state soprattutto le donne, soprattutto donne nere, negli Stati Uniti. Io penso a Joy Bonanguini, penso, insomma, a Safia Nobel, cioè si tratta di figure che sono state leader in questo ambito e assolutamente in grado di
di portare avanti questi contenuti. Coded Bias è un tema che va, è un film che va guardato, perché appunto, e non è un caso che poi le leader in questo ambito siano state soprattutto donne nere, perché sono quelle che stanno proprio all'intersezione tra l'essere donna, l'intersezione del race relationships, e quindi Women Lead in AI un po' cerca di fare tutto questo, no? Di dire sì, effettivamente abbiamo bisogno di più donne nella tecnologia, ma soprattutto abbiamo bisogno di più intersezionalità e più nel definire le policy riguardante l'intelligenza artificiale, dove viene usata, cosa ne facciamo. Cioè non si tratta semplicemente di ridurre il bias, ma si tratta anche di capire per cosa utilizziamo l'intelligenza artificiale. Cioè un prodotto che è assolutamente senza bias può essere usato in maniera discriminatoria, anche se tecnicamente magari il prodotto il bias non ce l'ha. Basta pensare all'intelligenza artificiale usata nel riconoscimento facciale. Cioè, anche se abbiamo il riconoscimento facciale perfetto, che non discrimina nei confronti dei neri, poi però io sono assolutamente convinta che per le dinamiche e le sovrastrutture economiche della nostra società, quel software verrà utilizzato più in aree dove sono abitano i neri che in aree dove abitano i bianchi, perché la privacy diventerà sempre di più un lusso. Ecco, allora voglio dire, il bias è un problema, ma non è che noi abbiamo bisogno di risolvere solo quello, abbiamo bisogno di chiedersi quelle domande fondamentali sull'uso della tecnologia, il futuro che vogliamo, la relazione tra noi e la macchina, e come facciamo che questa relazione sia per migliorare la vita di tutti e non solo di alcuni. Chiarissimo. Ecco, proseguendo questo ragionamento che stai facendo, appunto, tu citavi poco fa appunto che pur essendo tu tra diciamo esperta del settore e così come le altre donne che avete dato vita a questa rete, però siete arrivati diciamo sotto certi aspetti già tardi, diciamo così, a diciamo organizzarvi eccetera, e partiva appunto nel tuo libro lo dedichi molto a descrivere perché diciamo non esiste ancora un vero e proprio movimento anti intelligenza artificiale, e voglio chiederti appunto perché diciamo c'è questo stato di cose, c'è una scarsa consapevolezza, sembrerebbe di no, insomma, perché anche appunto citavi appunto Netflix, c'è stato un documentario su Netflix, quindi comunque diciamo, c'è stato più di uno. Ci sono anche libri come quello sul capitalismo e la sorveglianza, che comunque è stato anche dei bestseller, quindi insomma ci inizia ad esserci un po' una diffusione di determinati temi, però ancora non si vede un grande movimento. E poi voglio chiederti, collegato a questo, se c'è per caso, essendo tu appunto esperta internazionale, se ci sono mai delle distinzioni anche tra i paesi europei in, sì, questo. Allora io la provocazione del dire c'è un movimento anti-AI è un po' il paragone che ho fatto nel libro con il nucleare, no? Premetto, io non sono un'esperta di nucleare, no? Però la cosa che mi aveva, che soprattutto ho anche fiducia in questo nucleare di quarta generazione di cui si parla, in generale io sono molto a favore dello sviluppo tecnologico. Però se c'è una cosa che io ho capito dal nucleare è che ha una forte dimensione geopolitica, che ha una forte dimensione di controllo. Se pensiamo a quanto controllo c'è intorno al nucleare, se pensiamo a quanto investimento pubblico c'è, pensiamo alla Finlandia, o se pensiamo a quanta geopolitica, cioè basta pensare all'Iran, al lavoro fatto da Federica Mogherini, no? Quando era vicepresidente della Commissione Europea, proprio sul deal sul nucleare con l'Iran. Ecco, allora voglio dire, a me l'intelligenza artificiale non sembra molto diverso, perché l'intelligenza artificiale si nutre dei dati e sui dati c'è una grande battaglia geopolitica. Pensiamo alla localizzazione, pensiamo alla confusione tra la protezione dei dati e il protezionismo dal punto di vista economico, e quanto spesso queste due vengano mischiate insieme. E pensiamo anche al fatto appunto che c'è una vera e propria race a livello globale, no? Quindi un po' come avviene anche nel nucleare, non è avvenuto, però con dei forti controlli globali che ancora noi nelle AI non abbiamo. E perché le AI ha un potenziale estremamente drammatico, no? Cioè a fianco a tutte cose estremamente positive, che dobbiamo assolutamente coltivare, che dobbiamo assolutamente tutelare, c'è anche un potenziale estremamente negativo. Cioè bisogna essere chiari su questo. Il potenziale, per esempio, di riportare il razzismo attraverso soluzioni che guardando la faccia o facendo con la grandezza del cranio, no? Poi in realtà definiscono su una persona...
ha accesso o meno a un posto di lavoro. Di questo si parla di frenologia, una cosa che, voglio dire, abbiamo reputato completamente invalida da un punto di vista scientifico molto tempo fa. Ecco, ci sono dei rischi grossi. E così come appunto il rischio insito, che è quello della perdita dei posti di lavoro, no? Che sì, voglio dire, ce ne saranno tanti creati, ma è inutile negare che ci saranno dei luoghi dove magari c'è più presenza proprio di quei lavori che verranno poi soppiantati dall'intelligenza artificiale, dove questo avverrà. Avverrà e la perdita di lavoro avverrà, e la perdita di lavoro è tutto il tema della dignità legata al lavoro poi porta a fenomeni di scollamento sociale che sono pericolosi da un punto di vista democratico. Questo non significa che non bisogna proseguire con le AI, anzi bisogna proseguire, però ci vuole la politica e ci vuole la capacità di arginare le problematiche, di porre dei controlli, di porre anche delle soluzioni politiche in piedi. Allora, per questo io ho fatto il paragone col nucleare, dicendo ci vogliono delle solide politiche, ci vogliono dei controlli, ci vogliono degli accordi internazionali, ci vuole la capacità come società a livello globale di porci delle questioni serie, di poterle governare. Il fatto di avere un movimento contro le AI è importante, non perché io sono contro le AI, ma è importante come controllo. Cioè il fatto che c'è stato un forte movimento contro il nucleare, così come su tante altre cose, è stata anche una spinta della società civile a portare dei controlli forti in questo campo. È stata anche la spinta poi a creare delle condizioni normative necessarie. Cioè, di quanti scandali abbiamo bisogno ancora nell'intelligenza artificiale per fare tutto questo? Cioè, io sono contenta che l'Unione Europea sia la prima, con tutti i limiti di quella proposta legislativa. Io sono contenta che l'Unione Europea sia la prima a fare una legge, appunto, per definire l'alto rischio dell'intelligenza artificiale e mettere in piedi dei controlli forti su questo tema. Però non è che parliamo di qualcosa che verrà prima di 2 anni, dal punto di vista legislativo. 2 anni sono tanti. Sono tanti perché la tecnologia procede a livello molto veloce. Ecco, quindi per me la questione di viabilità democratica. Io credo che negli ultimi anni abbiamo visto quali possano essere questi rischi e anche i benefici. E quindi quello che mi preme è che ci sia una spinta maggiore dal punto di vista normativo, e questo ancora una volta, per tornare poi al solito punto, diventa difficile quando ci sono queste grosse compagnie che hanno un potere molto enorme, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista politico tramite le lobby. Quindi poi si ritorna sempre al rapporto complesso tra la competizione, l'antitrust, la privacy e lo sviluppo tecnologico e come in tutto questo quadro si pone una soluzione normativa che è in grado di trarre i benefici e ridurre i rischi. Benissimo, ecco, avviandoci un po' a conclusione, tra l'altro hai tantissime altre domande da fare, ma cerco appunto di non approfittare più di tanto. No, ecco, appunto, parlavi adesso del problema democratico, insomma, accennavi a questo. In una società in cui, appunto, anche per motivi semplicemente di magari di click e di vendere magari oggetti, diciamo, si inizia a creare in maniera sempre più accelerata delle bolle con anche diciamo un immaginario anche sul mondo reale che è completamente polarizzato, insomma. Quali possono essere gli effetti appunto sulla società in generale, come che sappiamo, insomma, vive anche su, deve necessariamente vivere per essere democratica su principi che dovrebbero essere condivisi e quindi non lo sono più, e quindi cosa si potrebbe magari fare in tal senso? Ma il tema della insomma, democrazia è un tema che mi sta molto a cuore, perché è molto semplice nella mia opinione, no? Se io e te o e altre 3 persone vediamo annunci diversi costantemente, anche le notizie ci vengono presentate in modo diverso, basate sui nostri caratteri personali, sulle nostre storie, in browsing, le nostre attività,
noi veniamo catalogati tutti, no? Quando navighiamo su internet tramite quell'operazione che viene definita di clustering, no? Cioè dove ognuno di noi viene definito in un gruppo, in un cluster, con delle specifiche caratteristiche, poi dopo vengono fornite, servite annunci, informazioni, qualsiasi cosa, basati poi sull'appartenenza a un cluster o un altro, e fondate su un'architettura, quindi non è solamente una questione di come funzionano le piattaforme, è la stessa architettura che si chiama Real Time Bidding Process, che è appunto questa sorta di borsa che avviene in una frazione di secondo, dove quando noi apriamo un sito internet l'annuncio ci viene fornito, perché dietro questo annuncio che viene fornito a noi, dietro a questo banner o qualsiasi tipo di informazione pubblicitaria, che poi viene dietro c'è un fenomeno di bidding, cioè come avviene veramente nella borsa. Ed è tutto, avviene tutto in maniera automatizzata, rapidissima, e che ha servito l'industria dell'advertising per gli ultimi decenni. Cioè qualcosa che io trovo pericoloso, perché è una data protection free zone, come spesso dico, cioè non c'è data protection in quella zona lì, in cui le nostre informazioni personali vengono poi mandate in giro a un'enorme quantità di brokers, no? Nel mondo, in questo mondo. Ecco, questa architettura, insieme al punto che si nutre della capacità tecnologica, no? Che siamo in grado con cui siamo in grado di fare questi algoritmi, e la quantità di dati che vengono raccolti su di noi, è preoccupante, perché appunto significa che lasciando segni di noi dovunque andiamo su internet, poi tutto questo ammasso di informazioni viene unito, poi viene messo insieme per poi essere in grado di darci degli annunci che sono personalizzati, no? Cioè non sono personalizzati su di noi come individui, ma che rispondono a quello che a quelle che vengono percepite come le nostre caratteristiche, o anche semplicemente perché sono state, utilizzando i big data, ci sono delle correlazioni, no? Per cui le persone che fanno un certo tipo di cose, poi 10 anni dopo fanno altre cose. Magari non è un rapporto di conseguenza, ma è un rapporto semplicemente di correlazione, che però poi significa che noi ci vengono presentate delle informazioni basate proprio su questa correlazione. E questo poi cosa vuol dire in pratica? Vuol dire che quello che viene poi a mancare è l'autonomia individuale, la agency, la capacità di leggere una cosa o un'altra semplicemente perché in maniera casuale, no? Invece no, spesso è guidata. Ecco, questo è un rischio per la democrazia, è un rischio per la democrazia perché insomma, la diminuzione dell'autonomia individuale è un rischio democratico, ma anche perché se ognuno di noi ha accesso a informazioni diverse, poi l'informazione condivisa viene meno. E questo lo sappiamo, lo abbiamo visto, cioè in ogni singola cosa che c'è su internet, ogni singolo informazione che c'è su internet, ce n'è un'altra che lo nega. Cioè come si fa a capire cosa è vero e cosa non lo è? Questo è veramente problematico. L'abbiamo visto ora recentemente sui vaccini, sul Covid. Ecco, penso che su questo ci si stia un po' svegliando. Mi dispiace però pensare che il problema è complesso, non si affronta semplicemente da un punto di vista di normative, di controllo delle macchine, ma allora è anche un problema proprio di architettura stessa del web, così come l'abbiamo creato e come si è sviluppato. E quindi ecco, la viabilità democratica è qualcosa che mi fa paura. Io nel libro parlo anche del legame che c'è tra il populismo, che è appunto fomentato dall'architettura di queste piattaforme, dall'estrattivismo dei dati, di cui parla bene Shoshana Zuboff nel Surveillance Capitalism. Tutto questo si è legato, per esempio, appunto alle nuove tecnologie, ma si è anche poi legato a un antifemminismo tremendo, no? Da Trump a Duterte nelle Filippine, voglio dire, a Johnson, dovunque. E quindi voglio dire, è importante, bisogna stare attenti, secondo me, perché
sono proprio i principi democratici che sono a rischio e questo è un tema che ci dobbiamo porre con forza ed è anche un tema su cui i cittadini dovrebbero veramente intervenire, dovremmo occuparcene di più tutti. Davvero. E ecco, no, giusto per, diciamo, ultima domanda, diciamo, conclusiva, citavi prima il fatto che appunto tutti questi temi sono molto collegati anche a diciamo, dinamiche legate alla geopolitica e quindi anche al confronto tra Stati e nazioni. E c'è per esempio un tema, se parlare di populismo, anche un altro tema che termine si usa spesso in Italia per descrivere determinate aree politiche, è quello del sovranismo, no? Questo appunto problema della sovranità. E però ci sono, ad esempio, nell'ambito proprio dell'intelligenza artificiale, ci sono anche nel dibattito, diciamo, accademico, anche in area liberale, penso a Floridi, per esempio, citano spesso il problema invece legato alla sovranità dei dati. Perché appunto è un tema comunque che diventa particolarmente importante, soprattutto in Europa, rispetto al fatto che il grosso delle piattaforme che citavi, insomma, sono tutte di proprietà americane, quindi c'è una continua fuoriuscita di questi dati verso l'estero, che hanno sicuramente anche delle ricadute sul piano economico e politico. Ecco, volevo chiederti un po' qual era la consapevolezza di questo tema e cosa si sta facendo effettivamente in Europa diciamo, per cercare di porre, diciamo, un freno a queste dinamiche. Ma il tema del sovranismo è un tema che è nato molto con Macron, no? Cioè lui fu tra i primi, no? A porre questo tema con forza. Io ho una posizione molto ambivalente su questo. Cioè, prima di tutto, io non amo alcune delle pieghe che sta prendendo questo dibattito. Uno di questi, per esempio, è legato alla localizzazione dei dati, no? Cioè l'idea che appunto i dati vanno tenuti in un posto, non possono essere che questo avvenga a livello consapevole o inconsapevole, cioè nel senso nessuno lo dice pubblicamente, no? Cioè siamo tutti a dire che è importante che i dati circolino, la circolazione dei dati è importante, quant'altro, però poi in realtà ci sono fenomeni che fanno pensare il contrario. La legge sulla Cina paradossalmente non è molto fissata su questo, ma per esempio la sentenza di recente su Schrems 2, no? Questo giovane avvocato austriaco bravissimo che poi aveva insomma, portato in tribunale tramite l'Irlanda Facebook prima dicendo appunto i miei dati io li do a Facebook ma poi vanno verso gli Stati Uniti e negli Stati Uniti c'è il rischio del controllo della sorveglianza, quindi i miei dati finiscono nei database della sicurezza americana, no? Un caso che poi ha portato alla chiusura, alla fine del Privacy Shield, cioè il meccanismo con cui i dati venivano condivisi tra gli Stati Uniti e l'Europa. Anche la legge sull'India ha un modo nuovo, un modo tutto suo di gestire questo tema. Ecco, quindi c'è di recente una fusione tra il tema del protezionismo con il tema della protezione dei dati, come se appunto per proteggere i dati abbiamo bisogno di tenerli nel territorio nazionale, no? E che io trovo un po' pericolosa, come tendenza. Anche se ci sono organizzazioni come per esempio l'OECD, che stanno sviluppando un approccio nuovo su questo e cercando appunto di nuovo portare i paesi a un tavolo di discussione su questi temi, no? Cioè, c'è però un'altra conclusione, un'altra considerazione che secondo me va fatta, e che è il fatto che legato a questi temi dell'intelligenza artificiale, soprattutto in tempi recenti, c'è quello di cui si parla spesso, che è il tema del neocolonialismo digitale, no? Il fatto, per esempio, che ci stia sviluppando una sorta di replica di quello che fu il movimento coloniale, quando si andava da paesi che erano economicamente poveri, ma che erano ricchi di risorse. Insomma, un tempo le risorse erano magari qualcos'altro, adesso le risorse sono i dati. E allora quello che sta avvenendo spesso in alcuni paesi, penso a alcuni paesi dell'Africa,
quello che sta avvenendo è appunto uno sfruttamento di questi dati, di queste risorse in questi paesi che sono economicamente più poveri. Io nel mio libro traccio la storia di alcune start-up, no? Che vengono spesso, su cui c'è stata la polemica, sono start-up africane oppure sono dei paesi dell'Africa o sono start-up che in realtà sono occidentali. Ecco, un tema non è semplice ovviamente, perché poi si rischia di finire facilmente nella banalizzazione, nella diatriba tra quelli che si definiscono pro-globalizzazione, che insomma, ormai sono dibattiti che secondo me vanno superati, però ovviamente c'è un tema, no, c'è un tema importante in questo. La mia conclusione su questo punto è che il sovranismo ha senso nel suo concetto di sovereignty, non nel concetto più politico del sovranismo che ha assunto anche un valore diverso, ha un senso come capacità di rimanere in piedi in maniera autonoma nella supply chain globale. Cioè è impensabile che non essere in grado, non comprendere appunto la globalità della catena a livello globale, a livello mondiale, no? Della supply chain. E questo è un tema, questo è il tema secondo me, cioè questo è il tema per tutti i paesi, se pensiamo al litio, se pensiamo per esempio alle relazioni se pensiamo per esempio ai microchip, se pensiamo alla relazione in questo momento tra la Cina e Taiwan, cioè il vero tema secondo me è questo, cioè dire al di là di questa insomma ubriacatura che abbiamo sul sovranismo tecnologico, che in parte capisco ed è importante, il tema vero è com'è che riusciamo a rimanere forti, indipendenti nell'ambito della supply chain a livello globale, quindi tenendo in considerazione appunto le dinamiche politiche e geopolitiche che ci sono a livello globale che hanno un impatto forte su questo tema. Ecco, quella secondo me è la sfida più interessante che abbiamo. Perfetto. Sì, grazie, grazie mille, chiarissimo. È assolutamente uno spaccato molto utile, diciamo, a capire i problemi che sono in campo. Ti ringrazio ancora tantissimo per il tempo che ci hai dedicato oggi. Consiglio vivamente il tuo libro, che però non prevede avere una traduzione in italiano, o c'è qualche novità? Ancora no, ma siamo stati un po' tutti ritardati dalla pandemia. Ok, ma speriamo che c'è anche in italiano presto accessibile. E volevo chiederti, proprio in chiusura, che lo facciamo sempre ai nostri ospiti, cioè già consigliato il documentario diciamo di Netflix, volevo chiederti se potevi suggerirci uno o due testi per chi volesse approfondire questi temi. Io più che altro suggerirei autori che magari non hanno necessariamente scritto libri, ma hanno scritto magari degli articoli interessanti. Io suggerirei moltissimo, Joy Bonanvini l'ho già citata, Timnit Gebru, che prima lavorava a Google, poi c'è stata insomma una vicenda non felice nei confronti del suo terminare il lavoro a Google, vale assolutamente la pena leggere. Consiglio assolutamente l'AI Now Institute con Meredith Whittaker, che è stata un ex sindacalista, una di quelle donne che hanno veramente capovolto la storia dell'approccio a questi temi. Suggerisco Safia Noble, che appunto anche lei ha scritto tantissimo di questi temi, Cathy O'Neill sull'automation della disuguaglianza, e poi suggerisco un autore che secondo me è interessantissimo sul tema della privacy, che è Frank Pasquale, che insieme a un ragazzo italiano che si chiama Gianclaudio Malgeri stanno lavorando su un approccio interessante su questi temi, che è proprio quello della sfiducia by design, cioè come se queste macchine devono dimostrare di essere fair,
e come facciamo in modo appunto che ci sia un onus della responsabilità che vada proprio non l'individuo che deve fare 100.000 domande, come spesso avviene, no? Come spesso avviene noi quando navighiamo internet, che dobbiamo farci carico di leggere 400 pagine di privacy notices che poi non legge nessuno, giustamente anche perché cioè, la vita va anche vissuta. E invece loro hanno questo approccio. Ecco, Gian Claudio, tra l'altro, è uno che ti consiglio da invitare a uno di questi sul tuo podcast. Grazie, grazie mille per il suggerimento. Penso che ne approfitterò presto. E, appunto, niente, allora, grazie ancora veramente di tutto e speriamo magari in un futuro di poter organizzare anche qualcosa in presenza a Milano, comunque, Sarebbe qualche bellissimo. forum in A Italia. A presto, allora. Grazie. presto, ciao.